Buonasera. La notte tra il 29 e il 30 maggio del 2006, Ettore Attanasio, un operaio di 36 anni, muore nel sonno nel suo letto a Taurisano, una città del sud del Salento. Secondo una sentenza passata in giudicato, quella non fu una morte naturale. Ad ucciderlo fu sua moglie, Lucia Bartolomeo, un'infermiera professionale che, secondo i giudici, gli somministrò con una flebo una dose letale di eroina. Lei si è sempre professata innocente ed ora c'è qualcuno che è pronto a patrocinare la sua richiesta di revisione del processo. Questa sera parleremo anche di Christian Midio, un ragazzo di 21 anni ucciso il 3 novembre scorso nelle strade di Bari quando erano ancora affollate di gente. Christian è stata una vittima scelta a caso durante una faida nella Mala di Carrassi. Una faida che era cominciata con una scissione e che è diventata cruenta dopo una lite tra donne con un calcio sferrato nella pancia di una ragazza incinta. Cominciamo però dalla storia dell'infermiera di Taurisano e dal giorno in cui Ettore è morto. Ettore Attanasio e Lucia Bartolomeo vivevano in questa casa insieme ai genitori di Lucia. Era il 30 maggio del 2006 quando alle 5:10 Lucia, appena sveglia, vide che Ettore non dava più segni di vita e chiamò subito il padre. Lucia corse al telefono di casa per avvisare suo cognato Maurizio e subito dopo tornò in camera da letto. «Lucia, Ettore se n'è andato», le disse il papà. Nella stessa stanza, in un lettino, c'era Alessia, la loro bambina. Aveva solo 5 anni, il trambusto lo aveva svegliata. La prima preoccupazione di Lucia fu quella di allontanarla da lì. Poco dopo, nella villetta di Piazza Pietralaia, arrivarono Maurizio, il marito della sorella Rovena, e il dottor Antonio Manco, la guardia medica di turno a Taurisano. Di lì a poco arrivò anche il 118. Lucia spiegò ai medici che suo marito, qualche giorno prima, aveva avuto una gastroenterite febbrile e che in seguito a questo episodio Ettore accusava un'importante astenia. Il medico che lo aveva visitato gli aveva proposto il ricovero, ma lui rifiutò e per questo gli prescrisse alcune flebo di vitamine, che gli furono somministrate da lei stessa, che era un'infermiera. Lucia raccontò ai medici anche di un dolore toracico accusato da suo marito da un po' di tempo, per il quale aveva fatto un RX del torace, risultato però negativo. Di questo dolore al torace accusato da Ettore sin dal mese di dicembre dell'anno prima hanno parlato ai medici altre persone giunte di lì a poco a casa. Per tutti, dichiara il processo la dottoressa Donata Romano del 118, c'era qualche malessere non identificato. L'intervento del 118 fu chiuso alle 6:31 del 30 maggio con la constatazione di decesso firmata dalla dottoressa Romano. Il referto riportava arresto cardiorespiratorio da cause presumibilmente naturali. Ettore muore a 36 anni apparentemente senza nessuna ragione. Eppure si decide di non indagare su quello strano decesso. Ettore Attanasio non stava bene. Dalle carte del processo emerge in modo chiaro. Lo confermano tutti: la moglie, i parenti di Lucia, i fratelli di lui, gli amici, i colleghi di lavoro, persino i medici. Solo che le cause di questo malessere non sono mai state approfondite. Era certo che stesse male, era incerta la ragione perché stesse male. C'era un folto numero di testimoni, ma proprio molti, e tra essi anche gli stessi parenti della vittima, che confermarono che quel periodo lui stava male. Stava tanto male che non andava a lavorare, stava così male, come dire, è l'apice, che quando esce dallo studio medico il giorno prima del decesso, prima di congedarsi dal medico, chiede al medico stesso: ma dottore, non è che muoio? Il medico, che aveva soltanto colto il sintomo, ma ovviamente non era nelle condizioni di dire quale fosse la causa di questo sintomo, il sintomo era l'astenia. E gli rispose dicendo: ma non mi risulta che nessuno è morto mai per astenia. Ma in realtà il giorno dopo Attanasio muore.
e non si capì mai perché è morto. Perché le indagini su quale fosse l'antecedente che lo porta a morte, o comunque l'antecedente di questa situazione che in maniera diffusa tutti i testi avevano potuto verificare, non si è mai accertato. Già a partire dall'autunno 2005 lui già accusava dei malesseri, problemi respiratori, giramenti di testa, comunque aveva qualcosa che non andava a cera, perché non si sentiva bene. Tra l'altro stava iniziando pure a fare qualche accertamento per capire da che cosa provenissero questi malesseri, queste difficoltà respiratorie che aveva. Diciamo, aveva fatto già qualche radiografia, poi l'aveva ripetuta dopo un mese. Poi a gennaio aveva fatto di nuovo un altro controllo dallo pneumologo, perché accusava sempre fastidi a livello del torace. Diceva di avere come un peso che aveva difficoltà a respirare. Prima del decesso comunque era proprio in maniera molto manifesta, diciamo, evidente che non stava bene, perché oltre ad avere una stanchezza comunque quasi cronica, e aveva, diciamo, sempre questi giramenti di testa, a volte aveva anche la vista un pochino sdoppiata, diciamo, anche quando guidava, ma anche in situazioni un pochino più semplici. Che cosa avete fatto? Avete provato, insomma, a capire? Allora, noi l'abbiamo sempre sollecitato. Noi l'abbiamo sollecitato a fermarsi un pochettino dal lavoro, a prendersi dei giorni per approfondire il problema, questi problemi che aveva, no? Per capire da che cosa provenivano. La moglie pure ha cercato di sensibilizzare anche i fratelli sono venuti anche a casa dei coniugi qua per la domenica sera, diciamo prima del giorno della morte, per sensibilizzarlo a farsi curare o comunque andare in ospedale a capire che cos'era. Però lui si rifiutò categoricamente, li mandò proprio a quel paese per non dire un'altra parola, perché non voleva intromissioni, proprio si rifiutò categoricamente. E non ci riuscirono, erano 7-8 fratelli che stavano tutti in casa di mia sorella, non riuscirono quella sera a prenderlo e portarlo in ospedale. Riuscirono soltanto la mattina successiva a farlo, andò dal medico insieme a mia sorella e c'era anche la bambina quel giorno, e si fece ascoltare dal medico e gli fece solo un certificato di gastroenterite di qualche giorno, però niente di fatto. La mattina successiva poi sappiamo come è andato a finire. Voi avevate chiesto di effettuare l'autopsia? Sì, no, io in particolare quando sono giunta a casa di mia sorella ho parlato con la dottoressa Romano per capire che cosa era successo e lei mi disse: signora, non c'è niente più da fare, ormai è morto. Ho detto: vabbè, ma lo dobbiamo portare in ospedale per capire comunque che cosa è successo a un ragazzo di 36 anni, no, che lo trovi morto nel letto la mattina presto. E le ha detto no, perché ormai è morto da un paio d'ore. Durante il funerale l'abbiamo proposta ancora una volta, cioè abbiamo detto: ma forse c'era un mio zio proprio che disse: Lucia, ma non è il caso, ne facciamo l'autopsia per capire che cosa è successo. Però purtroppo le sorelle non vollero, ci fu una sorella proprio che si rifiutò categoricamente, non voleva che venisse fatta. Sua sorella invece? Era disponibile, tranquillamente, eravamo tutti disponibili. Non c'era nulla da nascondere, voglio dire. Dunque il corpo di Ettore viene sepolto senza un'indagine autoptica che possa accertare le cause del decesso. Qualche giorno dopo però il caso si riapre. Quando l'equipe del 118 rientra in sede ad Ugento, trova l'infermiera Anna Giannone, che ha appena preso servizio. I colleghi le raccontano di essere intervenuti per la morte di un uomo di 36 anni di Taurisano, dovuta ad arresto cardiocircolatorio. Nel corso della mattinata, l'infermiera apprende che l'uomo in questione era il marito della donna con cui suo cognato, tale Biagio Martella, aveva una relazione. Mesi prima, a dicembre 2005, Biagio aveva informato la famiglia di questo rapporto e disse anche che quella donna, Lucia, aveva pensato di separarsi dal marito, ma non poteva farlo in quanto l'uomo, Ettore, aveva un tumore ai polmoni e gli era rimasto poco tempo da vivere. Un paio di giorni prima del 30 maggio,
Biagio disse anche a sua cognata che il marito della sua amante si era aggravato. Appreso della morte di Attanasio, l'infermiera invitò il cognato a riferire tutto alla dottoressa Romano. L'uomo, anche lui un infermiere, riferì al medico che sin da dicembre gli era stato comunicato che ad Ettore Attanasio era stato diagnosticato un tumore incurabile, che aveva avuto continue informazioni circa il progressivo aggravarsi della malattia, che Lucia gli diceva che doveva fare dei certificati perché suo marito non poteva andare al lavoro, che due giorni prima del decesso gli aveva comunicato che Ettore era allettato, bradicardico, anurico, che aveva il polso lento, non urinava più e che quindi ormai non c'era più niente da fare e si aspettava la morte entro poco tempo. Infine Biagio ha riferito alla dottoressa che alle 5 del 30 maggio aveva ricevuto il messaggio con la comunicazione di morte. Tempo due giorni e la dottoressa ha inviato un rapporto sulla vicenda al direttore della centrale operativa di Lecce, che senza esitare lo ha girato al commissariato di polizia di Taurisano. Il 5 giugno del 2006 gli agenti hanno sentito la dottoressa Romano e Biagio Martella. Neanche 10 giorni dopo, il 14 giugno 2006, Lucia ha saputo di essere sottoposta alle indagini per l'omicidio di suo marito. Un atto dovuto, come si dice in questi casi, il pubblico ministero Guglielmo Cataldi, che aveva ufficialmente aperto un'inchiesta, aveva infatti disposto l'autopsia, fissata dal consulente tecnico il dottor Alberto Tortorella, per il 16 giugno nel cimitero di Taurisano. Un uomo malato che muore nel letto della sua abitazione a Taurisano nel Salento, una moglie che fa l'infermiera e che viene indagata qualche giorno dopo. Vi stiamo raccontando la storia di Lucia Bartolomeo, l'infermiera professionale che poi è stata condannata all'ergastolo per l'omicidio di suo marito Ettore Attanasio. Durante l'autopsia sul corpo dell'uomo emerse che in alcuni organi c'erano delle tracce di eroina. Erano trascorse appena 2 settimane dal decesso, ma il corpo di Ettore Attanasio era già in avanzata fase di decomposizione. Dall'esame del dottor Tortorelli non è stato riscontrato nulla di significativo circa la causa della morte, avvenuta non più di 3-5 ore dopo la consumazione dell'ultimo pasto. Dalla consulenza tossicologica del professor Marcello Chiarotti e della dottoressa Luisa Costamagna è invece emersa la presenza di morfina, di codeina e di tracce di monoacetilmorfina, un'associazione che indicava l'assunzione di una dose non trascurabile della cosiddetta eroina da strada. Anche se la mancanza di tracce di eroina nei capelli ha escluso con certezza che Attanasio fosse stato un assuntore abituale di quella sostanza. In relazione ai quantitativi trovati nei campioni biologici, i due consulenti non hanno però potuto affermare nulla sul tempo trascorso fra l'assunzione della morfina o dell'eroina, in quantità imprecisabile, e la morte di Ettore. Non hanno potuto neanche stabilire se i quantitativi trovati risalissero ad un'assunzione unica o a più dosi ravvicinate nel tempo. Certo invece per i due tossicologi che l'ultima o l'unica assunzione era avvenuta in un intervallo compreso fra pochi minuti e qualche ora, cioè 1-2, prima del decesso. Quindi Ettore Attanasio aveva sicuramente assunto eroina prima di morire, ma nel complesso dall'autopsia è emerso che non è certo che sia morto a causa di tale assunzione. Il dottor Tortorella ha inoltre affermato che non si può né escludere né affermare che Attanasio sia morto a causa di uno shock anafilattico che avrebbe dovuto manifestarsi e ucciderlo subito dopo l'assunzione della sostanza determinante, e neanche che sia morto per un'epatite virale acuta fulminante che induce un'estrema debolezza ma può determinare il decesso nell'arco di giorni e non improvvisamente. Nemmeno infine che il decesso sia stato causato dall'assunzione di eroina o da una polmonite virale o ancora da una miocardite virale. Ettore aveva assunto eroina poco prima di morire, ma quel giorno lui era a casa e nessuno si è accorto di nulla. Lucia aveva raccontato all'amante che suo marito aveva un tumore che stava per morire, era una bugia. E Lucia, la sera prima del decesso, fa una flebo ad Ettore. Tirare le somme è stato un gioco da ragazzi. Lucia Bartolomeo viene arrestata ad un anno esatto dalla morte di suo marito, il 29 maggio 2007. L'accusa è pesante, omicidio premeditato. Il suo principale accusatore è proprio il suo amante, Biagio. Agli investigatori racconta che Lucia, prima di lui, sin dal 2003, aveva avuto un'altra relazione extraconiugale, un altro infermiere in servizio all'ospedale di Tricase.
Fu quest'ultimo a presentargli la donna durante un incontro a tre. Dopo due o tre incontri nell'estate del 2005, il primo amante, che nel frattempo si era sposato, si tolse di mezzo e lasciò campo libero a Biagio e Lucia. I due si innamorarono. Da quel momento in poi Lucia, però, cominciò a raccontare al suo amante una lunga serie di bugie. Gli disse che non andava d'accordo con il marito. Ad ottobre gli raccontò che aveva trovato sul cuscino delle macchie di sangue uscite dalla bocca di Ettore durante il sonno. Gli disse che il marito si era sottoposto ad una radiografia del torace e che si era vista un'ombra. Di lì a raccontare all'amante che il marito aveva un tumore incurabile, il passo fu breve. Da quel momento in poi fu un crescendo di bugie, o di mezze bugie, visto che Ettore stava effettivamente male, ma non aveva un tumore. Per la difesa si trattò di un tentativo di tenersi stretto l'uomo di cui si era innamorata. Per l'accusa, invece, il movente dell'omicidio. Biagio Martella racconta agli investigatori che due giorni prima della morte di Ettore Attanasio, Lucia gli comunicò con un SMS che la situazione era precipitata, che il marito stava male. Il 30 maggio, infine, con un SMS inviato intorno alle 5:20, Lucia comunicò a Biagio che Ettore era morto. Fino ad allora l'infermiere non aveva mai dubitato della sua amante, almeno fino a quando non parlò con sua cognata, l'infermiera del 118, da cui apprese che il suo rivale in amore era morto per arresto cardiocircolatorio e che nessuno dei familiari aveva fatto riferimento ad alcun tumore. Capì allora che Lucia l'aveva preso in giro. Lucia Bartolomeo viene rinviata a giudizio l'8 febbraio del 2008 e un anno dopo, il 12 febbraio del 2009, viene condannata all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Lecce. In nome del popolo italiano, la Corte di Assise dice che articoli 523. Omicidio premeditato con le aggravanti dei futili motivi e del rapporto matrimoniale. È con questa motivazione che Lucia viene condannata all'ergastolo. Si tratta di un processo indiziario, anche perché in realtà manca la prova che sia stata proprio lei ad iniettare l'eroina nel corpo del marito. La prova che i giudici hanno ritenuto di poter costruire in una decisione giudiziaria è di tipo semplicemente induttivo, cioè posto che giungiamo alla conclusione che Attanasio non se l'è inoculata. Deve essere stata per l'unica forza lei. Che poteva iniettargliela è stata lei. Quindi la prova fonda su un'argomentazione che è, come devo dire, di carattere indiziario, così. Siccome lui non se l'è iniettata, giungiamo alla conclusione che è stato lui. Non so se è chiaro, ma non c'è prova di niente. Ripeto, non ci sono occhi che potevano vedere che cosa è accaduto quella sera là. Quali sono allora gli indizi che ha portato i giudici di primo grado a condannare l'infermiera? Intanto il movente, la relazione extraconiugale e il desiderio, forte e non celato, di rifarsi una vita accanto all'amante. Poi il ritrovamento nei tessuti del fegato e del rene della vittima di concentrazioni di morfina totale, assunta da Ettore in quantità sicuramente non inferiore a 70 mg, non oltre due ore prima del decesso. L'aver verificato che la vittima non ha mai assunto sostanze stupefacenti e che anzi da testimonianze acquisite era contrario alla droga. Poi il fatto che Attanasio non fosse affetto da patologie che potessero provocarne la morte improvvisa, almeno stando alla testimonianza del medico curante. E poi la freddezza e l'indifferenza di Lucia Bartolomeo al momento della morte del marito e soprattutto l'SMS inviato al suo amante. Quindi le bugie raccontate dall'infermiera di Taurisano a Biagio Martella sullo stato di salute del marito, non ultimo il messaggio con cui preannunciava che la sua morte era ormai solo questione di ore, in realtà poi smentito dallo stesso Martella. Infine, una lettera sequestrata il 14 giugno del 2006 a casa della Bartolomeo, in cui la donna ammette che la sua mente si era offuscata, che aveva perso il senso della ragione e preso decisioni sbagliate e assurde per non pregiudicare il rapporto con Martella.
Il 12 febbraio del 2009 la Corte d'Assise d'Appello di Lecce ha confermato la condanna, annullata però con rinvio dalla prima sezione della Corte di Cassazione per carenza di motivazioni. I giudici della Cassazione dicono precisamente una cosa: fino a quando non è documentata la quantità di droga che ha Attanasio nel suo organismo e fino a quando non sarà stabilito che quella quantità era una quantità letale, quindi idonea ad uccidere, non si potrà dire che c'è un nesso causale tra una condotta ed un evento. Conferma la sentenza della Corte d'Assise di Lecce in data 12 febbraio 2009 appellata da Bartolomeo Lucia. Però poi a Taranto non viene dimostrato questo. E allora perché poi nuovamente in Cassazione si arriva ad una conferma? Taranto in realtà, dove fu rinnovata l'istruzione dibattimentale proprio su questo punto specifico, ci dà la conferma che non si può dire qual è la quantità che è stata somministrata. Tuttavia la Corte d'Assise di Appello di Taranto giunge a confermare quella decisione, ritenendo che una quantità di indizi esistevano contro la Bartolomeo e che potevano essere valorizzati in funzione di una sentenza di colpevolezza. E questa è la decisione di Taranto, che poi, portata dinanzi ad una sezione diversa della Cassazione, ha trovato una conferma. Però, ripeto, a mio modo di vedere, rimangono irrisolti questi due temi centrali. Da un lato il fatto che Attanasio non stesse bene, dall'altro il fatto che il quantitativo di droga fosse idoneo o meno a provocare la morte non è stato mai accertato. Le consulenze che sono state fatte sia dal pubblico ministero, ma poi disposte anche dalla Corte di Assise di Lecce, che poi hanno trovato un contraddittorio ulteriore successivamente all'annullamento della Cassazione dinanzi al giudice di rinvio della Corte di Assise di Appello di Taranto, che era il giudice appunto del rinvio, non hanno consentito di dire quale fosse la dose in ipotesi inoculata o assunta. E quindi di conseguenza non hanno potuto dire neanche se Attanasio sia morto a causa dell'eroina. In realtà questo non si poteva dire, perché la dose e la quantità di eroina esistente nell'organismo non fu mai accertata. Perché, ripeto, questo tipo di metodo induttivo, partendo dalle tracce, si risaliva al quantitativo. In realtà, in maniera quasi corale, tutti dissero che era possibile stabilirlo. Dopo la conferma il 10 ottobre 2012 da parte della Corte d'Assise d'Appello di Taranto della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Lecce, i legali di Lucia Bartolomeo ricorrono nuovamente in Cassazione. Ma questa volta la Suprema Corte, pur non essendo stato sciolto il nodo della quantità di droga somministrata alla vittima, né tantomeno la causa del decesso, conferma la sentenza. Per gli ermellini, infatti, il giudice del rinvio ha ottemperato al mandato conferitogli con la sentenza di annullamento, avendo disposto il confronto tra i periti e i consulenti di parte ed ha superato il vizio di motivazione della precedente sentenza di appello, arrivando alla conclusione che la dose di eroina pura inoculata da Lucia Bartolomeo al marito vada quantificata in un range compreso tra i 12 e i 70 mg, conciliando così la diversità di vedute di consulenti e periti. Quanto al fatto che una dose, seppur di 12 mg, possa aver ucciso Attanasio, i giudici d'appello hanno considerato valida la considerazione fatta dai periti della procura, secondo cui anche una dose minima di 10 mg di eroina pura può essere letale. Viene infine esclusa del tutto una pregressa patologia di Ettore Attanasio. Per questi ed altri motivi, la quinta sezione penale della Cassazione il 5 febbraio 2014 ha condannato in via definitiva Lucia Bartolomeo all'ergastolo.
Lucia Bartolomeo è stata condannata all'ergastolo dopo 5 gradi di giudizio. Ma ci sono ancora dei dubbi su questa vicenda. Per esempio, senza entrare nel merito di quanta e come Attanasio abbia assunto l'eroina, resta una domanda: chi ha fornito quella droga? Ettore Attanasio aveva assunto eroina, questo è l'unico dato su cui non c'è alcun dubbio. O lo ha fatto da solo o gliel'ha iniettata la moglie. Anche su questo non c'è alcun dubbio. Uno dei due quindi deve averla acquistata. Secondo l'accusa è stata Lucia a procurarsi la droga. Un problema importante era capire come avesse fatto, per esempio, Bartolomeo Lucia, che non ha alcun collegamento con contesti criminosi o con contesti connessi alla tossicodipendenza, come avesse fatto lei a procurarsi droga, quella droga che poi ammazzò Attanasio. E quindi bisognerebbe capire anche, cioè, nel senso, non l'ha ammazzato con un coltello da cucina, l'ha ammazzato con la droga, con eroina. Cioè, è un problema anche capire. E quindi questo è un aspetto da esplorare in un possibile giudizio di revisione. Capire come abbia fatto questa donna a procurarsi la droga. La difesa dunque rigetta l'ipotesi che sia stata Lucia Bartolomeo a comprare la droga. Se non è stata lei, è stato Ettore. Era nelle condizioni di poterlo fare? Noi abbiamo visto che c'erano delle frequentazioni e abbiamo sollecitato la procura a sentire queste persone. Frequentazioni da parte di chi? Da parte di Ettore, perché purtroppo nel suo portamonete c'era un'agendina con alcuni numeri di telefono che noi abbiamo cercato di verificare, di approfondire per capire chi erano. Solo che non sono state mai verificate, diciamo, in maniera molto sostanziale ed analitica. L'abbiamo fatto noi poi. E in questa agendina c'erano di personaggi. Due numeri certi di telefono cellulare, non erano numeri fissi, scritti a penna da mio cognato, e poi abbiamo cercato di capire chi sono. E abbiamo avuto delle sorprese. E sinceramente siamo rimasti pure male, perché non ci aspettavamo neanche noi, no, che ci fosse tutto questo dietro. Cioè, erano soggetti legati alla criminalità locale e al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sì. A quel punto voi avete consegnato questa agendina? Abbiamo consegnato l'agendina in procura insieme al telefono cellulare di mio cognato perché fossero verificati. E cos'è accaduto? Però, sono stati ascoltati? Una persona è stata ascoltata così sommariamente, l'altra non è stata proprio sentita, non ne hanno fatto proprio menzione, niente. L'abbiamo portata attraverso le indagini difensive al processo, abbiamo chiesto noi che venissero ascoltati e sono stati ascoltati a fine novembre. Diciamo, il quadro che è uscito purtroppo non è proprio idilliaco, solo che purtroppo sono rimaste notizie che sono rimaste nell'aula di tribunale, non sono uscite fuori. La famiglia Bartolomeo, a prescindere dalla presunta responsabilità di Lucia, non ha mai creduto che Ettore sia morto a causa dell'eroina. Voi avete un sospetto, e l'avete esplicitato durante il processo, che suo cognato possa essersi ammalato lavorando, sì. Quindi nell'ambiente di lavoro. Sì. Perché? Che cosa faceva? E lui lavorava presso un'azienda che si occupa anche di smaltimento di rifiuti anche speciali e tossici. E ci sono una serie di circostanze degli ultimi mesi di vita che ci portano a pensare che lui forse lavorava a qualcosa di tossico. Che potrebbe, secondo voi, essersi ammalato in questo frangente? Nell'ultimo periodo, sì. Quello
quello a cui Ettore aveva lavorato lo svela un'inchiesta pubblicata il 15 settembre del 2014 da Marilu Mastrogiovanni sul Tacco d'Italia. La cooperativa Sud Piccola, una delle società della costellazione Muccio, come la chiama la collega salentina, ha lavorato alla bonifica di Contrada Sperri, tra Taurisano e Acquarica del Capo. Lavori per un importo di quasi 2 milioni e mezzo di euro per ripulire e piantumare dove, secondo la procura, sono stati gettati oltre 200 fusti di PCB, una delle 10 sostanze chimiche più tossiche al mondo. L'ipotesi che Attanasio avesse contratto una malattia legata al suo lavoro è emersa durante il processo di primo grado, ma è stata liquidata nel giro di poche udienze. I suoi colleghi e i datori di lavoro hanno raccontato ciò che faceva, quanto lavorava, quanto veniva pagato. Hanno confermato che negli ultimi giorni di vita non stava bene, tanto da non essere andato al lavoro. Nessuna conferma invece relativa alla sua partecipazione a bonifiche di siti degradati. Fra le varie testimonianze, non trascurabile quella di un collega che ha riferito di essere stato ricoverato nei mesi successivi alla morte di Attanasio per una poliradiculonevrite subacuta tipo Guillain-Barré, con parafrasi flaccida, di origine virale, che gli aveva procurato una serie di sintomi simili a quelli avvertiti da Attanasio. L'uomo ha però chiarito che i medici avevano escluso ogni relazione causale tra il lavoro da lui svolto e quella malattia. Ulteriori approfondimenti non ce ne sono stati. Dalle dichiarazioni di Pasquale Muccio, invece, è emerso che la Armando Muccio e la ICOM, società della costellazione di cui prima, attorno alla fine del 2006, avevano partecipato alla bonifica di un sito inquinato in Contrada Sperri, ad Acquarica del Capo, e quindi dopo la morte di Attanasio, e non dunque all'inizio del 2006, come emerge dall'inchiesta del Tacco d'Italia. Anche questo, però, è un elemento non approfondito dai giudici. Di materiale per chiedere la riapertura del processo ce n'è tanto. Nel frattempo Lucia è da 6 anni dietro le sbarre e continua a professarsi innocente. Cinismo, disattenzione, menefreghismo, negligenza, per le tante bugie, per l'insensibilità all'abisso emotivo generato e alla solitudine dolorosa nei confronti di mio marito. Ma di una cosa non posso chiedere perdono, della sua morte, perché non l'ho ammazzato io. Sua sorella, pur ammettendo la relazione extraconiugale, quindi le sue responsabilità in tal senso, però si è sempre professata innocente. Sì. È quello che la fa stare in piedi fino ad oggi, ancora ad essere combattiva. Sono ormai 7 anni che è in carcere. Sì. Come vive questa esperienza? Allora, è provata comunque dal carcere, però è una donna forte, reagisce, anche perché uno quando è innocente forse la trova da sotto i piedi la forza per reagire. C'è qualcosa che lo spinge a reagire. Uno se è colpevole si rassegna, dice ho sbagliato, e so che devo scontare e basta. Ma quando una persona è innocente diventa una bestia. E penso che non è facile trovare la forza, no, per reagire. Però fuori ci siamo noi che la sosteniamo sempre. Scusate. Siete provati anche voi naturalmente come famiglia? Sì. Anche perché poi tra l'altro c'è di mezzo una bambina. A cui è stata tolta l'infanzia. Diciamo anche lei è una donna forte, perché anche se ha solo 14 anni però è una donna. Provata dalle esperienze e non abbassa mai la testa, sa quello che vuole e va avanti. Cioè lei si è messa anche contro la giudice dei minori perché voleva tornare a casa sua. E ha fatto una guerra e l'ha vinta, se n'è tornata a casa. È una ragazza fortissima nonostante tutte le vicende. Lei sa tutto quello che è accaduto. Sì, soffre molto per la mancanza del papà. Infatti lo cerca anche quando ha bisogno di stare da sola, lei va al cimitero a trovarlo perché ha bisogno di stare con lui da sola. La mamma la vuole a casa, cioè sta facendo la guerra perché la vuole a casa, la vuole far tornare a casa. Non ha mai messo in dubbio l'innocenza della mamma, anzi a volte
ci sgrida anche che non riusciamo a fare di più, diciamo, si arrabbia perché dice non stanno facendo niente, non stanno facendo niente, io sto sempre così. Alla famiglia di suo cognato voi rimproverate di aver voltato le spalle a Lucia? Io rimprovero solo una cosa e una volta mi sono anche permessa di dirlo a una sorella, perché forse sarebbe stato opportuno che anche loro si fossero messi un medico legale di parte per conto loro per cercare di capire cosa è successo al fratello, perché di fatto ancora nessuno lo sa cosa è successo. Dopo l'ultima sentenza comunque avete deciso di non fermarvi, andrete avanti alla ricerca della verità? Sì, non ho deciso io, ha deciso prima mia sorella che vuole dimostrare la sua innocenza. Noi la stiamo sostenendo in tutto e per tutto, perché un innocente, ripeto, non si arrende, anche se passano tanti anni, però non si arrende, vuole giustizia per se stesso. E stiamo andando avanti, comunque c'è un inizio di pratica di revisione in corso, diciamo, vediamo come andrà a finire, però per fermare non ci fermiamo. C'è un'associazione che ha deciso di prendere a cuore questa vicenda? No, c'è l'associazione Progetto Innocenti degli avvocati Lauria Baldassare e Pardo Cellini. Penso che chi segue la cronaca sicuramente li avrà sentiti nominare. Abbiamo affidato a loro l'incarico, vediamo cosa succederà. Diciamo, sempre per spirito di giustizia e verità soprattutto. Lei ha speranza? Sì, io sono fiduciosa, ma soprattutto sono fiduciosa che qualcuno abbia una crisi di coscienza e finalmente possa parlare. Come lei sa, noi viviamo al profondo sud, no? Dove ancora ci sono radicati sentimenti di omertà e di paura, perché purtroppo i trascorsi che ci sono stati con tutto quello che è successo negli anni '80, comunque le persone hanno paura, non dicono, si fanno i fatti propri, si fanno, non si espongono. Allora tutti sanno, ma io so che è così, però di fatto non parla nessuno. Sono tutti in silenzio. Poi le croci se le portano avanti le famiglie che ce l'hanno, senza problemi. Sulla morte di Ettore Attanasio e sulla condanna all'ergastolo di Lucia Bartolomeo, presto potrebbero essere scritte nuove pagine. Noi continueremo a seguire questa vicenda e vi proporremo un'intervista in esclusiva. Dopo una breve pausa invece vi parleremo di Christian Milian.